direttore? Cioè il signor Fife? Sì, è lui il capo. Sì, il direttore della banca. Chi è che vuole parlargli? È lui che vuole saperlo, non io. Vuoi ripetere, signorina? Sì, pronto. C'è qui qualcuno che vuole parlare col capo. Il capo in testa, detto testualmente. È la prima cosa che ho chiesto, ma non ha voluto dirmelo. Ha un messaggio molto urgente. Sì, vuol dire... Vuole che glielo passi? Grazie. Sì, molto bene. No, guardi, c'è un'interferenza. Vuoi ripetere? È ancora in linea? Sì. Le passo la segretaria del direttore. Pronto, ufficio del dottor Fife. Ma io voglio parlare con il direttore. No, è una cosa personale. Perché dovrei raccontarla a lei? È un messaggio urgente, è molto importante. Perché vogliono farvi una rapina? Cosa? Per favore, aspetti un momento all'apparecchio. Ho qualcuno al telefono che ci avverte che stiamo per subire una rapina. Come? Una rapina in questa banca? Lui dice così, è ancora al telefono. Me lo passi subito. Sì. È in linea. Sì, sono Fite. Qui da noi. Se è uno scherzo è di pessimo gusto. Se spera che sia uno scherzo, lei si illude. Perché non vuole crederlo? Lei si gioca il posto. Se si viene a sapere che qualcuno l'aveva avvertito e lei l'ha preso per pazzo. Allora, mi dica bene di che si tratta. Chi è che vuole fare la rapina? Come vuole farla e quando? Io so tutto. Però un momento. Queste non sono cose che si dicono al telefono. Perché è troppo pericoloso. Io voglio fare un affare. E lo faccio fare anche a voi. Questi affari non mi interessano. E non mi rubi il tempo, per favore. Allora preferisce che le rubino qualche altra cosa? Pochi milioni non le fanno effetto, eh? Perché tanto non è roba sua, vero? Mi ascolti. Le dico tutto se mi riceve subito. Però voglio sapere se è disposta a pagare. Vuole che la riceva subito qui in banca? Certo, con piacere. Quando? Quando vuole. Diciamo fra un'ora. Però si prepari anche a pagare. E se non ci mettiamo d'accordo sulla cifra, allora è inutile. Sì, va bene. Sì, alle 11 in punto. Vuole venire qui per raccontarci in che modo saremo rapinati. Sembra che si accontentino di qualche milione di marchi. Chi può pensare che noi abbiamo qualche milione in cassa? Solo un pazzo. Non è detto che si riferisse proprio alla cassa. Al giorno d'oggi il ricatto è diventato una professione. E penso che si tratti proprio di un ricatto. E lei, signor Fite, lo prende sul serio? E perché non dovrei prenderlo sul serio? Non si può mai escludere a priori se non è un pazzo. Scommetto che quello non si presenta. Per me è uno scherzo, non è una cosa seria. Se avesse detto che c'è una bomba, quello sarebbe uno scherzo. Uno scherzo cretino, ma uno scherzo. In questo caso dovrei fare qualcosa, sgombrare gli uffici e chiudere la banca. Queste sono le cose che danno gusto a chi fa lo scherzo. Lo fanno sentire un grand'uomo, capace di mettere paura a noi. Eh sì, sono queste le reazioni di uno psicopatico. No, qui si tratta di ben altro invece. Vuole venire qui l'amico. Perché non avverte la polizia? A che scopo? Noi non dobbiamo trovare nessuno. E non vedo perché dovremmo prendercela a priori con l'unica persona che forse vuole aiutarci. Noi, pertanto, siamo di opinione nettamente contraria a questo finanziamento. Sono quasi le 11. Lei pensa che verrà davvero? Per me dovrebbe venire. A giudicare dal suo modo di parlare, sembrava una cosa autentica. Questi erano colpi di pistola. È lei la persona che mi ha telefonato? È la persona che voleva parlare con me? Io sono il direttore della banca. Voleva parlare con me, vero?
vuole che la riceva subito qui in banca? Certo, con piacere. Quando? Quando vuole. Diciamo fra un'ora. Però si prepari anche a pagare. E se non ci mettiamo d'accordo sulla cifra, allora è inutile. Sì, va bene. Sì, alle 11 in punto. Le dice qualcosa il fatto che è stato ucciso proprio qui davanti? Sì, sì, certo. La teoria più semplice è che sia stato ucciso da coloro che volevano fare il colpo che lui aveva annunciato, ma in fondo non le aveva ancora detto molto. No, ma aveva già parlato di una rapina. Che avrebbe dovuto fruttare qualche milione di marchi. Già. Questo è un altro punto che non mi è chiaro. Dove li tiene lei questi milioni? In una cassaforte, che è una vera stanza blindata. Uno degli impianti più moderni che esistano. Quante chiavi? Due. Con una lunga combinazione. Chi conosce la combinazione? Io e il capo cassiere. E questa combinazione cambia ogni giorno. Sono io che la cambio ogni giorno. E niente al mondo potrebbe costringermi a rivelarla. Lei è sposato, direttore? Sì. Con prole? Un paio. Con prole anche loro. Sono già nonno. E andate d'accordo? Oh, certo. Già, chissà in che modo quella gente pensa di mettere le mani su quei milioni. Perché avranno ucciso quell'uomo? Evidentemente sapevano che stava per fornire a lei i dettagli del colpo. Già. Allora, se ho capito bene, dovrei vivere come in stato di allarme nei prossimi giorni. Chieda protezione alla polizia, io non posso offrirgliela. Certo. Darei volentieri uno sguardo alla sua cassaforte, se fosse possibile. Ah, è sempre possibile, certo. Il nostro capo cassiere, signor Vogt, l'ispettore Capo Derrick della squadra Vicini. Buongiorno, ispettore. Ecco, l'ispettore ci chiede di dare un'occhiata alla nostra cassaforte. Prego. C'è qualche nesso con l'omicidio? Non si può escludere. Comunque ne parliamo dopo, col suo permesso, si intende. Si sa almeno chi è l'uomo che è stato ucciso davanti alla banca? No, siamo appena arrivati. Prego. Il contenuto delle cassette di sicurezza non c'è noto, naturalmente. Ecco, qui c'è il nostro contante. E tanto per darle un'idea, un pacchetto di questi è già mezzo milione di marchi. E qui cosa c'è? L'impianto per l'aerazione. E i passaggi fin dove arrivano? Dovrei rivedere il progetto, ma da lì non passa nessuno. Continuate così. Che cosa vogliono? Un certo Eberhard Bitte. Mi dispiace, ma non c'è. E lei chi è? La sorella, l'amica, la moglie? Ha fatto qualcosa di grave? Purtroppo non è qui adesso. Venga pure avanti. Ginny, sapete dov'è Eberhard? Ha detto che usciva per poco. Perché? Chi sono quelli? Polizia. Polizia? Abita proprio qui? Sì. Questa è la sua stanza. Posso sapere cosa gli è capitato? È morto. Gli hanno sparato da una macchina in corsa davanti a una banca. Eberhard Bitte. Sì. Mi dica se lo riconosce. Sì, è proprio lui. Un'ora fa era ancora qui. Dunque, adesso sono le 12, poco più di un'ora fa. Com'era la macchina e chi può avergli sparato? Ha detto che gli hanno sparato, vero? Sì, tre colpi e l'hanno preso in piedi. Davanti a una banca, ha detto. Sì. Stava andando proprio lì. Non le dice nulla questo fatto? Ma che cosa vuole che mi dica? Dato che vive qui in casa sua, potrebbe avere qualche elemento. Non capisco. Che cosa significa qualche elemento? E poi io non abito qui, ci faccio solo lezione. Ci ha messa a disposizione la casa perché è molto grande. E lui è solo. Appartiene a lui la casa? Sì, è un muratore disoccupato. La casa deve essere demolita prima o poi. Non so esattamente quando.
Gli altri appartamenti sono tutti disabitati. L'ha comprata una società. Vuole demolirla e costruire degli uffici. Ma non hanno potuto ancora farlo perché lui non si muove. Non potevano obbligarla a vendere. Allora gli hanno detto di stare attento. Questo è quello che mi ha detto. E ci abitava solo? Io non ho visto che lui qui dentro. Come ha conosciuto Vitta? Una volta per caso in discoteca. Ci va spesso in discoteca? Le presento le mie colleghe. Salve. Salve. Ragazze a go-go, o mi sbaglio? Che bravo, come avrà fatto a indovinare? Non era mica facile. No, non era sposato. Viveva solo, non aveva un'amica. E le ragazze della discoteca purtroppo non sanno nulla. Da quanto tempo era disoccupato? Da 4 mesi. Potremmo interrogare qualche collega, qui c'è qualcosa. Ha lavorato parecchio con questa impresa. La discoteca mi interessa, come si chiama? Rock Shop. Rock Shop. Un momento. Questo nome l'ho visto proprio oggi, ma dove? Strane coincidenze. Già, strane davvero. Cercavate qualcuno? La discoteca di giorno è sempre chiusa. Sì, l'abbiamo letto. Polizia. Come ha fatto a indovinarlo? Di giorno venite solo voi. C'è qualche altra denuncia per schiamazzi notturni, scommetto, vero? Io sono Gerke, il proprietario. La discoteca è sua, allora? Già. Anch'io abito qui sopra. E non faccio che ripetere sempre che quando escono di qui non voglio sentirli urlare in quel modo. E non voglio che diano troppo gas perché non ce n'è alcun bisogno. Ma non ci sentono, non hanno senso civico. Noi siamo della squadra omicidi, veramente. Squadra omicidi? Ah, per quello che hanno ammazzato stamattina. Lei l'ha già saputo. Ma certo, ormai lo sa tutta la strada. Notizie come questa divampano sempre come fuoco al vento. Pensi, quando ho sentito i colpi ero ancora in casa. Sono corso subito alla finestra e ho visto quel poveretto steso sul marciapiede. Permette che diamo un'occhiata in discoteca? Sì? Perché no? Spero di avere la chiave. Ah, eccola qua. Prego. Grazie. Un momento, faccio strada. Perché vuole vederlo adesso il locale? Solo di sera può farsene un'opinione. Il personale viene più tardi, per questo la roba è ancora tutta qui. Mi segua, prego. Come vede, di giorno c'è un'atmosfera, direi, senza vita. È suo da molto tempo il locale? No, da 4 mesi. L'inizio, come sempre, non è stato facile. Credo però che quella fase sia superata. Guarda, guarda, la stanza dei bottoni. Mi piace questa roba, vedo. Ah, sì, sì, non ad alto volume, però. Anche a me dà fastidio. Possibile, eppure dovrebbe esserci abituato. Si occupa di gastronomia? Sono un dilettante, è la prima volta che lo faccio. E prima che cosa faceva? Ora la farò ridere. Il professore di matematica. Prego? Scusi, come ha detto? È semplice, insegnavo matematica. Fino all'anno scorso. E ha abbandonato completamente? Certo, non ne potevo più. Ah, a proposito, posso offrire qualcosa? Un momento, forse ho parlato troppo presto. Non so se c'è la chiave. Comunque io non bevo, grazie. Tanto la chiave non c'è. Io ho detto 100 volte che voglio trovarla in questo posto. Ma come fa un professore di matematica a cambiare in questo modo? Ero certo che la cosa avrebbe solleticato la sua curiosità. Ah, vedo della birra. Dunque, se oggi faccio questo nuovo lavoro, devo dire grazie a un ubriaco che mi è venuto addosso con la sua macchina. Davanti a casa mia. Frattura del femore e di un paio di costole. Ma la cosa peggiore è stata la commozione cerebrale. Sono rimasto 2 giorni. No, 3 giorni senza conoscenza. Lei? Neanche una birra? Ma sì, uno strappo. Ah, bravo. Ecco.
Come vedono, sono diventato un perfetto barman. Forse perché non posso più insegnare matematica. E perché non può? Provi a indovinare. Perché non è molto bello trovarsi alla lavagna, dover sviluppare una dimostrazione algebrica e non sapere che cosa fare. A causa dell'incidente? Appunto. La memoria mi ha abbandonato. Non proprio completamente. Ciò che è recente c'è tutto. E il mio senso logico mi aiuta molto. Invece... non è facile descrivere questa cosa. Se mi trovo davanti a un cassetto aperto, allora la memoria non mi aiuta affatto. Non ricordo più cosa volevo. È come se ci fosse all'improvviso un cortocircuito. In queste condizioni non si può insegnare matematica. Non è fresca abbastanza? No, no, va benissimo. Inoltre, la compagnia di assicurazioni non vuole pagare e per questo ho dovuto mettermi in causa. Ho assunto i migliori avvocati, ma costano. E appunto per poterli pagare ho pensato di crearmi una fonte di guadagno. Pensi cosa dicono gli avvocati avversari. Il grande successo della mia nuova attività dimostra chiaramente che la mia memoria non ha mai sofferto nulla e pertanto non ho diritto ad alcun risarcimento. Quello che hanno ucciso stamattina è un certo Eberhard Witte. Deve essere stato spesso in questo locale. Non credo. Witte? Witte, sì. Ecco la sua foto. Vorrei sapere se per caso lo conosce. Forse è più facile che lo conosca qualche nostra ragazza. Fanno le prove in casa sua. Ah, siete andati molto avanti? Certo. Noi siamo bravi, sa? Certo, quelle lo conosceranno per forza. Cosa dicono? Che lo conoscevano. Non saprebbe dirci qualcosa di più sul suo conto? No, può darsi che io l'abbia visto qualche volta. Viene tanta gente in un locale come questo, ma nient'altro. Però potrebbe conoscere qualcuno che potrebbe conoscerlo bene. No, mi dispiace. Non importa, non si preoccupi. Scusi, com'è il suo nome? Gerke. Ah, già. Dunque, lei era un professore di matematica, vero? Sì, al Joseph Gymnasium, ma ormai è cosa morta. Può darsi che veniamo a trovarla di nuovo stasera. I camerieri sanno sempre tutto. Sì, venga pure. Le riservo un tavolo, perché qui è sempre pieno. Grazie. Ecco, piantano qui la roba e se ne vanno. Vabbè, li tolgo io. A più tardi, allora. A più tardi. Grazie della birra. Chi erano quelli? Polizia. Davvero? Già. Sono arrivato in tempo, per fortuna. Erano qui per l'affare Witte. Sanno bene che frequentava il locale. Hanno parlato le ragazze? Non so, sono stati a casa di Witte. Sospettano qualcosa? Nulla di nulla. Non sarebbe meglio smettere per un po'? Perché perdere tempo? Non c'è ragione. Eddie! Dobbiamo fermarci. No. Dove siete arrivati? Va a dare un'occhiata. Molto bene. Ah, molto bene. Cosa fai, fumi adesso? Ti ho già detto che il fumo filtra dappertutto. Chi vuoi che ci faccia caso? È già venuta la polizia. Sì, per Witte? Sì. Hanno saputo solo che frequentava il locale. Per il resto brancolano nel buio. Non c'è alcun pericolo, ragazzi. Meno male. Si può sapere cosa ti prende adesso? Era mio compagno. Abbiamo lavorato sempre insieme. Dimenticalo. Per forza. Era uno di quei tipi che sanno sempre tutto, che fanno meglio tutto e gli altri sono tutti scemi. Non lo sopportava nessuno in cantiere. Per questo lo avete licenziato?
Ha mai sentito parlare di crisi edilizia? L'unica cosa importante per noi è riuscire a farci un'idea chiara del personaggio. Già. E per questo vorremmo parlare con qualcuno che se lo ricorda un po' meglio. Certo. Il fatto è che siccome nessuno poteva soffrirlo, non aveva amici fra quelli che lavoravano con lui. Ce n'era uno col quale andava d'accordo. Ma la loro amicizia aveva qualcosa di misterioso. Già. Come se quello fosse soggetto a vite per qualche ragione. Krumbach Edward. Muratore, anche questo abbiamo dovuto licenziare. Fanne una fotocopia. Vengano, vengano. Scusi se ho dovuto pregarla di venire qua, ma mi sento in una tale confusione che... Cara, il signor Derrick e il signor... Klein, mia moglie. Piacere. Molto lieto, signora. Dunque, questa è una cosa che mi rende nervoso. Tutto ti rende nervoso? Lo credo bene, data la situazione. Non capisco perché rubare dei progetti che non hanno alcun valore per nessuno. Gradiscono qualcosa da bere? Che sbadato. Un whisky? No, grazie, non a quest'ora. Forse un bicchiere di vermut? Troppo disturbo, signora. Ma no, per carità, Victor. Prego, si accomodi. Le presento mio fratello Victor. Piacere. Buongiorno. Portaci una bottiglia di vermut, per favore. Subito. Questa qui è una fotocopia del progetto originale. E l'originale era in un certo armadio. Appunto. Che si trova? In un corridoio del mio ufficio. Chiuso a chiave? Sì, ma è roba senza valore. Mia moglie e mio fratello dicono che è stata un'imprudenza, ma non hanno saputo dirmi perché avrebbero dovuto rubare il progetto. Comunque non c'è più, e questo dimostra che qualcuno l'ha rubato. Questo è tutto acciaio e cemento armato. Chi potrebbe mai sfondare questa parete? E questo cos'è? Gliel'ho già chiesto, mi pare. Sì, me l'ha chiesto sul posto. Per me lo scopo è completamente diverso. Vogliono prendere un ostaggio e costringere cioè qualcuno di noi ad aprire la cassaforte per loro. Ma per farlo non c'era bisogno del progetto, bastava guardarsi intorno. In banca viene chiunque, basta avere una cassetta. E poi, senza conoscere la combinazione, nessuno può riuscire ad aprire quella cassaforte. No, no, l'unico mezzo per fare qualcosa è l'ostaggio, secondo me. C'è già scappato il morto, quindi vuol dire che abbiamo a che fare con gente disposta a tutto. Già, d'altro canto, forse ormai non succede più niente. Lei ha già messo tutto sotto sorveglianza, vero? Ma naturalmente. E sanno che la polizia sta in guardia ora, quindi non possono più muoversi. Sì, c'è anche questo. Prego, signori. Ah già, a lei, signore. Evviva. Con me, qui si diventa sordi. Dunque, signori miei, ho già fatto una parte del vostro lavoro. Ho parlato col capo cameriere. E che cosa le ha detto? Ha detto che lo conosceva, quel... Vitte. Vitte, già. Ha frequentato molto il nostro locale. Anzi, era qui ogni sera in quel periodo. Ha qualcosa in contrario che lo interroghi io personalmente? No, perché? Non lo vedi l'allarme? Certo che lo conosco, però non ricordo con chi se la faceva.
Qui sono sempre tutti amici. Che si conoscono o no, non fa nessuna differenza. Questo lo conosce? Ha visto quest'uomo parlare con Vitte qualche volta? Sì, l'ho visto spesso. Era sempre con Vitte. Di chi si tratta allora? Krumbach è il nome. Ah, posso vederlo? Sembra che fosse un vecchio compagno di lavoro di Vitte. Capisco. Lei lo conosce? Credo di sì. Cioè, credo di averlo visto qui. Però, se ci fosse comunque un rapporto fra i due, non saprei dirlo. Può darsi che lo conosca e può essere che non lo conosca, come tanta gente qua dentro. Se dovessi ricordarmi di ogni faccia che vedo, a quest'ora sarei pazza. Posso riprendere il lavoro? Torni pure al suo lavoro se vuole. Non ha saputo molto, vero? No, devo ammetterlo. Deluso? No, no, ci sono abituato. Sa qual è il segreto del successo di qualunque poliziotto? Il caso, forse? No, la pazienza. Buonanotte. Buonanotte, signor Giove. I poliziotti sono tornati. Avevano la tua foto. La mia? Già. E che ci facevano? Sanno tutto della tua vecchia amicizia con Vitti. Davvero? E allora? Prima o poi ti trovano. Io non so niente. È chiaro che tu non sai niente. Mi domando se sei capace di sostenerlo davanti a loro. Cosa devo fare? No. Forse la cosa migliore è che tu te ne vada a casa e li aspetti lì, perché verranno senz'altro. A quel punto decideremo. Anch'io devo smettere. No, tu non ti fermi, solo lui. E spegni quella cicca. Dorme a quest'ora. Non si alza mai prima di mezzogiorno. È proibito svegliarla? Dipende da chi sono e da quello che vogliono. La prego, non si spaventi troppo. Polizia. Polizia? Già, vogliamo solo un'informazione su una persona che... Ah, ma forse lo conosce anche lei. Harry, faglielo vedere. Certo, questo è Vitte. Vitte? Qui era come in casa sua. In questo appartamento? Sì, veniva e se ne andava come e quando voleva. Finché a un certo momento ho dovuto dire basta. Io ho affittato la camera a una sola persona, non a due. Solo a una? Non ci crede? Comunque questa è la verità. Ancora non ho bisogno di fare questo mestiere. Aspettino un momento. Sveglia, signorina. C'è la polizia per lei. La polizia? Già, sono in due. Cosa possono volere da lei? Cosa vuole che ne sappia io? Ma che ora è adesso? Le 10. Devo dire che a quest'ora non riceve? Mi faccia aspettare un momento. Bene. Posso avere un caffè, per favore? Sì. E non si presenti così. Avanti.
La prego di scusarci, signorina, ma pensavamo che a quest'ora ormai fosse sveglia già da un bel pezzo. Invece no, come vede. Preferisce forse venire nel mio ufficio? No, ormai siamo qui. Grazie. Il fatto è che pensiamo che non ci abbia detto tutta la verità. A che proposito? Non ci ha detto, per esempio, che era buona amica di Vitte. Che cosa intende per buona amica? Intendiamo che lui potesse entrare e uscire di qui quando voleva, finché la padrona di casa non ha detto basta. Scusi, signora. Che cosa ha raccontato lei? Io? Non ho aperto bocca, non una parola. Io non sono il tipo di... Lo sappiamo, non si preoccupi, vada pure. Dunque eravate amici intimi, nel vero senso della parola. Vi prego, non cominciamo, perché sono una donna. È facile parlare con una come me, forse anche troppo. Non avete visto in che ambiente lavoro? Lì siamo sempre come in offerta speciale. Abbiamo contatti con persone di ogni genere. Vitte allora era uno dei tanti. Esatto. Chi erano gli altri che avevano libero ingresso? Tanti. Che cosa posso farci? Non mi salvo. Ah. Ogni sera devo lottare per togliermi di torno gli ammiratori. Ognuno mi promette mari e monti. Poi si accorgono che sono un po' diversa e si ritirano in buon ordine. Anche Vitte era uno di quelli? Cioè le aveva promesso cose dell'altro mondo? Certo, anche lui. Mi cede il posto? Ah sì, scusi tanto. Vitte era disoccupato, vero? Sì, poveretto. Quindi non se la passava tanto bene? No, tutt'altro. Non le aveva detto, per esempio, che presto avrebbe fatto i soldi? Non le aveva fatto qualche promessa? Una dopo l'altra. A dare retta a lui, avrei dovuto smettere di ballare. Perché voleva andare in Italia con me. Mi ha chiesto persino se ero mai stata a Roma. Conosco bene i tipi come quello, li riconosco a prima vista. Quindi Vitte era un esaltato. Più che un esaltato, un pazzo. E come avrebbe fatto i soldi, non gliel'ha mai detto? No, nulla di preciso. Comunque un lavoro poco pulito, visto che non poteva parlarmene. E davvero non ne ha parlato mai? Non una parola. Neanche un'allusione? No. Conosce il suo amico Krumbach? Oh, questo gliel'ho già chiesto, mi pare. E le ho già risposto che non lo conosco. Non lo ricorda? No, non lo ricordavo. Arrivederci. Arrivederla. Buongiorno, siamo della polizia. Vorremmo parlarle del suo amico Vitte. Oh, scusi, lei è appena tornato dal lavoro. No, sono disoccupato. Possiamo entrare, prego? Lei sa quello che gli è successo, vero? Sì, lo so. Gli hanno sparato. L'ho saputo dai giornali. Quando l'ha visto per l'ultima volta? Non ricordo con precisione. 2-3 settimane fa. Mi disse, anzi, che aveva trovato forse un nuovo lavoro. Nuovo? Che genere di lavoro? Questo non l'ha detto. Strano, eravate tanto amici. Non si parla di lavoro nero. Ah. O meglio, chi lo fa non ne parla. E allora io ho preferito non fare domande. Quindi lei non potrebbe nemmeno darci un'idea di quello che può aver fatto in questo periodo o di chi abbia frequentato? No, niente, mi dispiace. Non c'è altro, ispettore? No. Voglio solo farle le mie condoglianze. So che era un vero amico per lei. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Sì, un momento. Gerke? C'è Krumbach al telefono. Dice che vorrebbe venire. Che resti a casa e non rompa. Anzi, digli di venire stasera, ma solo in discoteca. D'accordo. No, non muoverti da casa per ora. Invece stasera vestiti a festa e vieni a ballare, capito? Sarebbe interessante sapere con chi ha parlato. Voglio sapere ogni passo che fa. Schroeder non deve mollarlo un momento. Fotografate ogni persona con cui parla. Tieni la macchina, io prendo un taxi. Ancora mezzo metro e siamo al passaggio dell'aria. Più o meno questo deve essere il livello.
Sei sicuro? Certo. Sono pronto a scommettere tutta la mia parte del colpo. I conti li faccio ancora molto bene. Forse perché la memoria non l'ho mai perduta, come faccio a credere. Mi fa piacere. Allora vado avanti. No, meglio col rumore. Sì, ha previsto bene, capo. Si è fermato davanti alla casa del direttore della banca. E che cosa fa? Niente. Sta in mezzo alla strada e aspetta. Un momento. Viene qualcuno. No, è la porta del garage che si apre. La macchina viene fuori. Krumbach le corre incontro e parla con la persona che è al volante. Quello è Victor Feist. Come? Il fratello del direttore della banca. Sono a fuoco? Sì, abbastanza. E che cosa si vede? Quasi niente. E queste? Lì si vede solo che strilla. Però un momento. Qui si vede che c'è un legame tra la casa del direttore di banca e Krumbach. E tramite Krumbach, convitte. L'amico se n'è andato lasciandolo in mezzo alla strada. Krumbach è rimasto un po' lì indeciso. Poi si è avviato lentamente finché ha trovato un taxi. Già, eccolo infatti. Questa è l'altra serie. E dove siamo? Davanti alla casa della ragazza a Gogo. Ah, questa poi. Dove Krumbach si trovava già? No, aspetta. Questa è sempre la macchina di Victor Veit. E Krumbach cosa ha fatto? È rimasto per un po' davanti alla porta d'ingresso. E poi se n'è andata a casa con l'autobus. Avremmo dovuto pedinare Victor Veit, forse? Sì, forse. Dov'è Krumbach adesso? È andato alla discoteca. Siamo arrivati all'impianto d'aereazione. Tu adesso non muoverti di qui. Che devo fare qui? L'affare mi riguarda ancora. Non discutere quello che ti dico. Entrato in pieno senza sbagliare di un millimetro. Ancora non capisco come hai fatto a fare il calcolo. Quanto dista la griglia di protezione? Esattamente 2,55 metri. 2,55 metri ci dividono ancora da tutti quei milioni. Già. E ora la telefonata. Pronto? Sono Gerke. Sì, buonasera, signor Kranz. Non fare quella faccia. Quello non era amico di nessuno. Su, bevi. Preciso al millimetro, appunto. Ci sono 2,55 metri. Ci vediamo domani, signor Kranz.
Siamo praticamente giunti alla meta. 2600, 2700, 2800, 2900, 3 milioni. 300, 3200. Volevo parlare un momento di Victor, suo fratello. Sì, ma la prego, si accomodi. Grazie. Che cosa fa? Cioè, dove lavora? E come mai le interessa mio fratello? L'imbarazza la mia domanda? No, affatto. Forse mi sorprende, perché è disoccupato attualmente. È chiaro che il lavoro in banca non gli piaceva. Potrebbe aver preso quel progetto? Certo. Questa sua domanda è una conseguenza delle sue indagini? Sembra niente meno che ci fosse un legame tra suo fratello e Vitte. L'uomo ucciso davanti alla banca? Già. Deve essere una coincidenza. Mi nasconde qualcosa per caso? Ha fatto qualcosa? Non ci vedo ancora chiaro. Speriamo che venga davvero. È una persona seria. Quando dice una cosa la mantiene. Eccolo. Ha fatto buon viaggio, signor Kranz? Sì, grazie. Prenda la mia valigia, prego. Cosa vuole ancora da me? Vitte è morto. E nessuno lo rimette al mondo. Lo so bene. Era l'unico vero amico che lei avesse. Certo, lo so anch'io. Ma c'è gente che non sa che cos'è un amico. Un certo Victor Veit, per esempio. Venga un momento con noi. Mollare. Ancora un po'. Tirare su. Non dica che non lo conosce, perché vi abbiamo fotografati. Fotografati? Per quale ragione? Guardi che bella inquadratura. Sa chi ci abita in quel palazzo là dietro? Simke, la ragazza a gogo. Che rapporti ci sono tra quella ballerina e Victor Veit? Che rapporti? Glielo dico io. Mi basta che me lo confermi con un cenno della testa. Vitte aveva probabilmente una relazione intima con Simke, ma quando Victor Veit si è presentato, Vitte è stato messo da parte.
Forza, me lo confermi. Quindi Vitte era alla disperazione. E ora senta cos'è accaduto il mattino in cui l'hanno ucciso. Simke provava, come sempre, con le compagne nella sua abitazione. Vitte, disperato, le dice che se non pianta Victor Veit, chiama la banca e racconta tutto. Simke non ci crede. Allora Vitte corre al primo telefono e chiama la banca. A questo punto anche Simke fa una telefonata e dice che Vitte è pronto a denunciarli. Mi sta seguendo? Dopo la telefonata, Vitte torna a casa da Simke. Ora puoi scegliere. Alle 11 in punto sarò in banca. Puoi fare quello che vuoi, la cosa non mi riguarda. Allora Vitte parte. E la ragazza ne informa subito l'assassino, che si chiama Victor Veit. Sto aspettando quel cenno. Che vuole da me? Signor Kranz, possiamo andare? Via! È saltata? Come una scatola! Maledizione! Perché non le fanno più basse queste casseforti? Questi sono falsi. Beh, è pronto? Perché non viene giù lei a prenderli? Ce n'è ancora. Giù la corda. Su adesso. Tirate! Su! Ha legato la griglia? Provi un po' a tirare. Tutto fatto? Come un orologio. Hai visto Krumbach? Qui non è venuto. È molto meglio che non sia venuto. Perché lei lo affronta in questo modo? Perché è così infuriato? L'assassino è lui?
Ha sparato a Vitte dalla sua macchina in corsa? Può essere che fosse proprio questa la macchina. Stia qui e non faccia entrare a nessuno. Cosa? Veniamo subito. Hanno svaleggiato la banca, fino all'ultimo centesimo. Hanno aperto la cassaforte. Ma è assurdo, come hanno fatto? Non toccate niente, per favore. Ecco, a questo punto vorrei sapere come sono entrati qua dentro. Se lo spiega lei come sono entrati qua dentro? Dalla porta, no, davvero. Posso escluderlo. Però... Harry, una sedia. Sente qualcosa? Shh, zitti un momento. Hanno sentito per caso qualche rumore che proveniva da qui? Non so, non credo. Bene, adesso ne ho abbastanza. A costo di smontargli il locale pezzo per pezzo. Signor Derrick? Sono qua. Beve qualcosa con me? Beve già a quest'ora. Champagne. Festeggia qualcosa di importante? Sì, piuttosto. E non mi direbbe che cosa festeggia, così tutto solo? Certo. Ho appena risolto un problema di matematica, molto complesso, e ne sono felice. Lei invece è il ritratto della tristezza. Non è soddisfatto? In banca stanotte hanno fatto un colpo. Stanotte? In modo assolutamente inspiegabile. Com'è possibile inventare ancora qualcosa in un campo così sfruttato? Una somma ingente? Non lo so e non mi interessa. Il mio reparto è un altro. Secondo lei, potrebbe trattarsi di un fatto di cronaca, come ce ne sono tanti nella vita di un uomo, oppure di una brillante dimostrazione di genio, fantasia e di perfezione? Sì, direi questo piuttosto. Ecco. Le farò smontare il locale pezzo per pezzo. Le farò perquisire ogni sotterraneo. Farò battere ogni parete, centimetro per centimetro. Deve sapere che qualcuno voleva farmi dichiarare ufficialmente pazzo. Davvero? Non capisco perché. Già. Però adesso ho dimostrato a tutti che la logica non mi manca. D'ora in poi nessuno avrà più il coraggio di farmi passare per pazzo, non crede? E l'omicidio non faceva parte del mio piano. Venga con me. Le faccio un bel regalo. Ecco l'assassino. Victor Veit.
Harry? Sì? Ti senti bene? Sì, ma da dove parla? Ho qui l'assassino. Non è un bel colpo? Thank you.